Ancora una volta, ciao ragazzi, ben ritornati su Fallout Shelter nella nostra fantastica missione di scoprire come è nata YouTube Italia all'interno di un'apocalisse immaginaria, ovviamente. Speriamo che non arrivi mai un giorno del genere. Comunque, entriamo nel nostro Vault 301, che ad aspettarci ci sono delle sorprese, ragazzi. Ho controllato poco fa ed è pronto la nostra creatura, Lion. È nato, ragazzi, è nato! Come al solito. Però prima di iniziare, ora che entriamo, ve lo voglio far vedere. La prima cosa che voglio fare, vi voglio far vedere la mia versione piccolina. Dove stai? Dove stai? Madonna, non mi dite che è stato divorato da un topo. Eccolo! Eccolo là! Felice! Da grande voglio esplorare la zona contaminata. Vai, piccolo Lion, lo dici bene, lo puoi dire forte. Sarebbe bello avere un televisore muore e iniziare a fare richieste. Richieste esagerate, lo sai che, insomma, si vive in un modo. Forse qualcuno potrebbe procurarmi delle figurine. E il piccolo Lion c'ha la passione per gli spacchettamenti. Oh mio Dio, in questo universo alternativo potrei essere uno spacchettatore di FIFA. Ha detto le figurine. Evidentemente c'ha questo pensiero in testa. Vabbè ragazzi, basta fesserie. Come al solito vi devo chiedere, anzi vi devo ringraziare, perché il primo episodio ha ricevuto molti pollici in su, e di questo, ragazzi, come al solito ve ne sono grato. E mi raccomando, però, ho bisogno del vostro sostegno anche in questo episodio. Quindi forza, inondate il video di pollici in su. Dobbiamo arrivare almeno a 10.000 per vedere un prossimo episodio di questa serie, e riserverà ancora molte sorprese. So che il gioco è molto complicato, ci sono tantissime cose da vedere e da scoprire, quindi voglio continuare, ragazzi, vi chiedo, sostenete, pollice in su adesso, ragazzi, forza. Ora, direi di iniziare, prima però voglio farvi una domanda. Ragazzi, voglio domandarvi, secondo voi, per voi, qual è lo youtuber che dobbiamo far nascere per secondo? Il primo a nascere sono stato io, ovviamente, gioco io, faccio nascere me stesso. Però il secondo sceglietelo voi, chi vorrete vedere, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Oh no, ragazzi, che cosa è capitato? La nostra esploratrice, Giulia l'esploratrice, è morta. Fortunatamente possiamo rianimarla. Che cosa ti è successo? È stato un errore affrontare questo Yao Guai, il famigerato Yao Guai della volta scorsa. Io non so voi, ragazzi, come cavolo ve lo immaginate uno Yao Guai. Per me è tipo una specie, mi ricorda un gatto, però grosso, grasso, enorme, tutto lurido, unto, che ti aggredisce, ti causa dei guai orribili, ti attacca le malattie. Forse posso ancora scappare, eh? Certo, le ultime parole famose. Ho subito 8 danni, boom, l'abitante è morto nella zona. Vabbè, la rianimiamo. Ma è diventata bellissima, ha un fucile, di tutto. Sei in vita, ok, puoi girare, visto che hai questo bellissimo fucile, fatti un altro giretto. Ti richiamiamo tra un po', ok, Giulia? Tanto possiamo vedere qua, nella stanza del dormitorio, che il nonno... Ma... Ehi! Ma il nonno è ringiovanito e ha perso il cappello da laureato. Che cazzo gli è successo? È diventato un comune tizio qualunque. Un cretino a caso è diventato. Non ha più il cappello, non ha più la laurea, non ha più neanche il suo vestito. Mi ricordo, vabbè, però è ringiovanito. Ah, ho capito cosa ha fatto il furbastro. Il furbastro si è fatto tutta una plastica facciale, si è truccato per apparire più giovane e poter sedurre la nostra Lori. Avete capito, brutto lesto fant, posso chiamarti tesoro? Ma che cazzate dicono questi? Ah, non voglio vedere più, va. Andiamo da un'altra parte, che dobbiamo portare avanti le cose noi qua. Dobbiamo costruire dell'altro. Oh no, ragazzi! Ecco cos'era successo in realtà. Il nostro nonno è qua. Che cavolo ci fai tu qua? Dovevi copulare lì nella stanza. C'è stato, in nostra assenza è successa una lotta per la supremazia tra uomini. A quanto pare il più giovane ha bastonato il più vecchio e ha preso il suo posto nella zona dormitori, dove si fanno le cose sporcaccione. Avete capito che cosa è successo? Ecco qua l'arcano svelato. Povero, ci dispiace in fondo, ragazzi. Secondo me quel vecchio là doveva far nascere qualcuno di importante, qualcuno di veramente grosso, uno youtuber di quelli pesanti, tipo Yotobi, da quello là. E invece adesso ci sta sto qua, un cretino, un bulletto. Questo farà nascere, ma qualche fashion vlogger, non lo so. Senza offesa, giochiamo a qualcosa. Sì, vabbè, dovete giocare a tirare l'acqua. Che cazzo, giocate a qualcosa pure voi. Oh,
È successo il fattaccio, il misfatto! Vanno a produrre, vanno a copulare dietro la porta! Guardali! Guardali come fanno! Perché poi mi fa ridere, perché quando succede il misfatto, io sto facendo i cavoli miei da un'altra parte del vault, vengo richiamato a vedere, come se fosse tipo che io devo spiarli mentre fa. Guarda là, lui esce tutto contento, quell'altra di nuovo con la panza da birra che... non può formarsi in 2 secondi. Ok, le radiazioni, ma ci vuole il suo tempo, no? Prima che succedesse questa cosa, io stavo guardando le avventure della nostra esploratrice, che ovviamente ci interessa molto vedere. Ha trovato un ripugnante ratotalpa. Non impara mai la lezione. Cioè, ti ha ammazzato prima il ratotalpa? O era lo Yao Guai, non mi ricordo. Cioè, scappa! Ho avvistato un ghoul ferale errante. Che cazzo è un ghoul ferale errante? Un ghoul ferale, quindi incazzato, errante, che cammina, che cazzo. Vabbè, si avvicina per attaccare, più forte del previsto. Io me ne vado, Maria, io esco. Il ghoul ferale errante è troppo forte. Una formica gigante, le antenne della formica gigante vibrano, vuole uccidermi. Oh mio Dio, ragazzi, se vedete una formica grossa che ci vibrano le antenne, scappate, perché vuol dire che vuole uccidervi. Cioè, ricordatevelo però, non voglio sapere di uno di voi che è stato ucciso da una formica ferale, errante, gigante, ghoul, perché non lo sapeva. Bisogna saperle queste cose. Infatti lei è stata ferita al braccio e vuole scappare. Un altro ripugnante ratotalpa. Poi un'altra formica gigante, di nuovo. Un vecchio Vetribird. È un aereo, apparteneva all'esercito. E quindi, diario dell'esploratore, nuova nota: predoni ovunque, rubano e uccidono e stuprano. Non dimenticare che ai predoni piace, Ragazzi, di qui a breve sarà il caso di espandere il nostro rifugio antiatomico verso il basso, perché iniziamo ad avere diverse stanze. Sembra che le cose stiano andando abbastanza bene per noi. Però ragazzi, se avete qualche consiglio, questo gioco è gratis, quindi ci possiamo giocare tutti. Se avete qualche consiglio per me, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Che so, costruisci più mense, costruisci più generatori. Non, io sono un po', diciamo, perso in mezzo a tutte queste cose. È un bel gioco, ma non lo capisco appieno. E poi ancora un'altra cosa che volevo chiedervi: secondo voi dobbiamo mandare più persone a esplorare, oppure dobbiamo tenerle nel vault in modo che producano risorse? Datemi qualche indizio, ragazzi, che ci sta. Ragazzi, questa continua a trovare ratti talpa. Evidentemente c'è un'invasione aliena di ratti talpa. Comunque io la richiamerei a casa, perché è stata 2 episodi in giro a esplorare, a trovare risorse. Dobbiamo riportarla indietro. È il momento giusto che la riportiamo indietro. Ora non so quanto ci metterà a tornare, ma noi aspetteremo fiduciosi il suo ritorno, perché in fondo... Ehi! Cosa avete fatto? Brutti animali, avete dato... Che cazzo ridi tu? Quello è il mio babbo. E il mio babbo ha dato fuoco alla mensa. Chiudite, fai qualcosa, non sorridere, muori. Cosa... ci so io lì. Scappa, che cazzo fai? Spegnete l'incendio! Spegnetelo! Siete di ma... e voi date una mano! Oh mio Dio, una cri... avete combinato un disastro! Cioè, io vi licenzio! Se uscire fosse sicuro, dove andreste? Vi mandate fuoco anche a fuori, voi! Animali! Ma guarda Teo! Ma disgraziati, hanno combinato un disastro! Guarda come vado in giro fiero io nel vault! Questa sera pigiama party, certo, perché infatti ci sono molti bambini con cui tu puoi giocare. Guarda, la persona con cui puoi giocare di più probabilmente è il vecchio col cappello da universitario là, e secondo me ha un interesse per te, Lion. Stai attento, perché quel vecchio non me la racconta giusta, Ragazzi, ho appena scoperto che abbiamo una collezione di armi, di vestiti. Guardate quanta roba. E anche di abitanti speciali, a quanto pare. Ma di questi non ne abbiamo nessuno. Ma abbiamo diversi vestiti. Guardate qua, dottore della zona. Quanto piuttosto la tenuta sportiva. Figata. Forse possiamo provare a vestire alcuni dei nostri abitanti. E infatti vedete, il nostro nonno indossa il vestito da professore. Capite? Quindi noi potremmo cambiarlo d'abito. L'abbiamo fatto diventare un debosciato dell'apocalisse. Oppure ora è in pigiama. Cioè, che brutto, alle stelle alle stalle. Prima era un dottore, un professore. Adesso è un cretino in pigiama. Poi la tuta classica. Il dottore della zona. Beh,
potrebbe diventare il nostro dottore della zona, effettivamente. Potrebbe essere più utile che magari come professore che non serve un cazzo. Potrebbe, però... Allora, io per oggi, visto che ha fatto una figura di merda con la tizia di prima e si è fatto fregare la donna, io lo lascerei in pigiama. Così ti impari. Per la prossima volta decidete voi quale deve essere il ruolo del nostro nonno. Secondo me lui va bene come dottore, però potrebbe fare anche il debosciato dell'apocalisse, oppure potrebbe restare in pigiama. Scrivetemelo qua sotto nei commenti che ci sta. Ah ragazzi, ovviamente l'ho anche rinominato nonno. Lui è il nonno YouTube. Lui è quello che esisteva prima di YouTube, capito? E che va in giro a dire: oh, ai miei tempi la televisione si usava. No, questo schifo che mi piace. Cosa vuol dire mi piace? Io non capisco un cazzo. Datemi le carte, voglio giocare a briscola con le donne nude. È anche un po' maialoso lui in fondo. Ma sì, ma noi gli vogliamo bene lo stesso. Oh, un cestino. Questa è un'altra cosa, ragazzi, che non vi ho mostrato. Ogni tanto si trovano questi cestelli che te dici dentro c'è il pranzo. No, ci sono delle carte. E dentro ci possono essere dei vestiti, delle armi, del cibo, dei tappi. Un botto di cose fighissime. Ok ragazzi, la nostra Giulia l'esploratrice ancora sta tornando. L'esploratrice ancora sta tornando dalla sua missione. Però dovrebbe tornare presto, lo scopriremo nel prossimo episodio. Mi raccomando, scrivetemi anche il nome dello youtuber che deve nascere, il prossimo nascituro della YouTube Italia apocalittica. Chi sarà lo deciderete voi. E per questa volta io direi che è tutto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su a questo video per far continuare la serie. Arriviamo a 12, 13.000, 10.000, quello che volete voi. Per questa volta è tutto, io vi auguro una buona giornata. Lion out!